partita su tutte è quella. Lazio in risposta a Milan Chievo di ieri sera con la del Napoli, insomma tantissimi temi da affrontare insieme ai miei compagni di viaggio. Stadium, e allora andiamo subito dal nostro Giovanni Guardalà, le formazioni, vedremo più tardi per gli altri collegamenti, intanto questa è la prima giornata per la Juventus. Lazio Luca negli interpreti, non è la Lazio delle formazioni. In cui la Juventus, cioè la Lazio può fare la sua partita e la Juventus quindi deve fare la sua, cioè quella di chi scardina, diciamo, il gioco delle le linee degli avversari. Sentiamo. Zemaili. Ci sono altre due squadre che sperano nella Champions e che vedono in quell'obiettivo l'obiettivo dell'intera stagione. Sono centrale e chiederà a Gago di essere più aggressivo, secondo me. Sorpreso negativamente della Roma. Il fatto che io pensavo che dal punto di vista dell'intensità, della voglia di vincere, di correre, di lottare, di picchiare, non mancasse una squadra allenata da Luis Enrique. Invece devo dire che sono viste cose completamente diverse. Stasera c'è il ritorno. Che amo tantissimo, uno è Massimiliano Bulori e l'altro è Pierluigi Pardo, che in questo momento invece è dell'altra televisione, mi piaceva molto. 2 minuti e poi ritorniamo con Juventus Lazio, questa partita da Torino, una grandissima giornata. Per il lavoro, l'organizzazione che ha prodotto questi risultati da parte di Giorgio Chiellini c'è Beppe Mattia, adesso sentiamoli, poi torneranno ai nostri microfoni, una super flash, subito, a bordo campo. Del Piero risponde sul suo futuro, Alex Del Piero risponde sul nelle ultime giornate ha segnato costantemente. No, bisogna dare il merito del recupero di Zárate, perché era strano che non giocasse mai il primo, invece adesso è titolare inamovibile. Ma quest'uomo qui e seguire Juventus Lazio, ci si giocava la testa di questo campionato, rivediamo com'è andato. Che invece oggi si finisce una zuppa e pal bagnato, sono contenta. Ma sempre la battaglia. Allora andiamo a vedere che cosa è successo, perché c'è stata una grande vittoria, importante vittoria, ci sono state partite folli, devo dire, l'aria. Stasera. Per esempio quello che succede, che è Napoli-Atalanta, quello che è successo a Catania è la vittoria davvero incredibile. Messo... Perché a proposito di Genoa, proprio a Napoli con questa sconfitta, che forse non chiuderà un ciclo, ma di certo rende molto più complicato il cammino del Napoli, vediamo. Capace di profondere, Serse Cosmi, l'allenatore del Lecce, in campo e fuori, sentiamo. Campionato del tutto è possibile.